Ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio registrare la night routine, però stavolta sarà diversa dal solito proprio perché non sarò io a decidere quello che devo fare, ma sarete voi a decidere tramite i sondaggi su Instagram. Praticamente sarete voi, saranno i miei follower a scegliere, a decidere quello che dovrò fare questa sera. Il primo sondaggio di questo video sarà: faccio il bagno in piscina prima di cenare oppure no? Quindi scriviamo la prima domanda. Posso fare il bagno in piscina prima di cena? Vi do tempo 10 minuti per poter rispondere, così almeno riesce a rispondere un pochettino di gente. Però non faccio passare più di 10 minuti perché altrimenti questo video ce lo finisco tipo le 2 di notte. Al momento però con il 92% sta vincendo sì, puoi fare il bagno in piscina. Sono abbastanza contenta perché c'è ancora il sole nonostante appunto siano quasi le 7 di sera. Aspettiamo ancora qualche minuto, mancano soltanto 2 minuti e poi direi che è arrivato decisamente il momento di mettersi il costume. Quindi scelgo 2 costumi, poi vi faccio scegliere quale di quelli dovrò indossare. Ho selezionato i 2 costumi da mettere al sondaggio. Il primo è questo, è un costume 2 pezzi a vita alta, sono entrambi di Zaful, mentre l'altro invece è questo costume intero tutto rosso con questi bellissimi petali su uno spallino che vanno tutti anche dietro. È davvero bellissimo questo costume e spero scegliate questo perché tra i 2 è decisamente il mio preferito. Ok, sono le 7:02, quindi direi che ha vinto decisamente fai il bagno in piscina con il 91%. Allora prepariamo il prossimo sondaggio: quale costume metto? E anche il secondo sondaggio è stato pubblicato. Andiamo a vedere chi sta vincendo al momento. E siamo 54% vince il rosso, ma davvero per poco. Il 46% invece al momento ha scelto il costume azzurro. Preferirei indossare il costume rosso proprio perché mi piace molto come stile. Poi sto amando i costumi interi in quest'ultimo periodo. Aspettiamo ancora qualche minuto. Intanto vado a cambiarmi visto che sono ancora vestita. E come si può notare mi piace il rosso perché ho indossato questo vestitino. Cioè al momento sto indossando questo vestitino rosso di Zara che ho preso 2 estati fa e che da quando praticamente l'ho acquistato tutte le estati puntualmente lo metto e lo utilizzo davvero davvero tanto, quindi mi inizio a preparare e volo in piscina anche perché altrimenti il sole se ne va completamente. Mi sono cambiata, ho messo il costume, ha vinto questo, il costume intero rosso, di questo sono molto contenta, e ha vinto con il 63%. Adesso volo in piscina anche perché si sono fatte già le 7:20. Prima di entrare però voglio controllare i gradi perché sembra abbastanza fredda. No dai, ci sono 28 gradi, quindi entriamo. Sono ufficialmente entrata. Devo dire che alla fine non è affatto fredda, anzi è super super piacevole. L'unica cosa è che il sole sta decisamente scendendo, quindi fra poco devo entrare anche perché devo preparare la cena. Dovete scegliere cosa devo mangiare, quindi resto giusto 10 minuti per rinfrescarmi e probabilmente mi bagnerò anche i capelli perché tanto dopo devo lavarli. Vuoi entrare anche a te a fare il bagnetto? Ah? Fai vedere come sei brava a nuotare. In realtà non è molto contenta, non le piace molto stare nell'acqua, vero? Vero signorina che non ti piace molto? Però facciamo vedere come siamo bravi. Pronta? Pronta? Brava amore! Sono già uscita dalla piscina, in realtà ci sono rimasta davvero soltanto per 10 minuti, anche perché non c'è più il sole e a me piace molto stare in piscina se mi devo abbronzare, quindi è una cosa che faccio molto spesso se non devo andare a lavorare. Nel pomeriggio, subito dopo pranzo, verso le 2, le 3, mi metto in piscina, mi metto sul materassino e sto in acqua anche fino alle 6 di sera, specialmente quando c'è tanto tanto sole, perché mi piace un sacco l'abbronzatura durante l'estate. Quando invece entro in piscina verso quest'ora giusto per rinfrescarmi ci sto dentro soltanto 10 minuti. Comunque adesso è arrivato il momento di decidere se devo preparare la cena o se prima farmi la doccia, però forse è meglio prima farvi scegliere cosa mangiare e poi chiedervi se prima devo fare la doccia e poi cenare, perché altrimenti mangio davvero davvero tardi. Le opzioni sono 2: o pizza fatta in casa, in realtà però l'impasto l'ho preso già preparato perché altrimenti ci viene troppo tardi, oppure intanto mi è già brontolata la pancia, oppure mangio semplicemente un po' di melone con del prosciutto crudo. Ve lo chiedo su Instagram. Nel frattempo vi faccio anche vedere il mio asciugamano con i fenicotteri, che carino che è. Allora, partiamo con il prossimo sondaggio. Cosa mangio
per cena, punto di domanda. Spero che scegliate crudo melone, semplicemente perché è molto più facile e veloce da preparare. Bisogna semplicemente tagliare il melone e poi è già fatto tutto. Mentre invece la pizza, che ho già l'impasto pronto, però devo comunque farla cuocere in forno, preparare la mozzarella, preparare la salsa di pomodoro, e quindi viene un po' più lungo. Anche per questo sondaggio aspettiamo i famosi 10 minuti. Comunque mi sto troppo divertendo a fare questo video. Cioè, molto carina l'idea di far scegliere a voi quello che devo fare. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere anche una morning routine fatta in questo modo. Al momento sta vincendo con il 67% pizza fatta in casa. Secondo me, decidete, alla fine vincerà pizza fatta in casa, anche se io avrei preferito crudo melone proprio per il motivo che vi ho detto prima. Però so già come andrà a finire. Nel frattempo faccio un altro sondaggio dove vi chiedo appunto, faccio prima la doccia o prima preparo la cena, così pubblico direttamente anche questo sondaggio e vediamo cosa sta vincendo nella domanda per la cena al sondaggio. Ancora con il 67% sta vincendo pizza fatta in casa, quindi mi sa che devo preparare quella. Quindi adesso mi tolgo il costume, mi cambio, insomma, mi metto comoda per preparare da mangiare. Mi sono portata avanti, sono già andata a togliermi il costume. Vediamo un po', visto che sono passati 10 minuti, cosa ha vinto al sondaggio. Cosa mangio per cena? Con il 72% ha vinto decisamente pizza fatta in casa. Sono passati 16 minuti, quindi direi che devo preparare la pizza. E faccio prima la doccia, prima preparo la cena, prima la doccia. E qua sono passati 13 minuti, quindi anche qua sono passati 10 minuti abbondanti. Direi che allora vado a farmi la doccia. Ah, mi sono dimenticata che, visto che devo fare la doccia, volevo provare oggi per la prima volta una delle maschere in tessuto per capelli che ho preso da Primark. Quindi adesso vi faccio scegliere quale tra le tre devo utilizzare. In realtà le maschere sono tre, però io vorrei farvi scegliere fra questa con gli unicorni e facciamo questa qui. Eccola qui, non so se mette a fuoco, sì, quindi facciamo il sondaggio e direi di fare per distinguerle maschera unicorno oppure maschera bassotto, giusto per capire di quale maschera si tratta. In realtà poi magari ve lo scrivo anche nel sondaggio. La maschera con gli unicorni è una maschera idratante, mentre quella con i bassotti è una maschera emolliente. Mi incuriosiscono tutte e due, quindi in realtà mi è abbastanza indifferente la scelta. Vediamo qual è la maschera che ha vinto. Allora, sono passati soltanto 5 minuti, però va bene lo stesso. Con il 75% ha vinto la maschera unicorno, quindi mi metto quella, anche perché deve stare in posa per 15-20 minuti prima di lavarmi i capelli, quindi vado. Ok, direi che è arrivato il momento di fare la maschera. Sono curiosissima di vedere come, forse però è meglio farmi raccogliere i capelli, vediamo un po' se qua, perché non le ho mai fatte asciugare i capelli con un asciugamano dopo lo shampoo. La maschera la devo fare dopo essermi lavati i capelli con lo shampoo. Ok, non avevo letto questa parte, ero convinta di applicare la maschera prima di fare lo shampoo, invece no. Quindi a questo punto vado in doccia, mi faccio la doccia, mi lavo i capelli e poi proviamo la maschera. Non sto a farvi il sondaggio anche sui prodotti che devo utilizzare sotto la doccia. Ormai da diverse settimane sto utilizzando per il corpo questa mousse che ho preso da Sephora ancora nel periodo natalizio, era proprio uscita in edizione limitata, credo proprio per il periodo sotto Natale, e l'avevo presa, però ancora non ero riuscita a utilizzarla proprio perché ho un sacco di prodotti e, finito l'ultimo che avevo nella doccia, ho deciso di provare questo. Si tratta di una mousse ed è fantastica proprio perché insapona per bene tutto il corpo, lascia un profumo piacevolissimo, davvero mi sta piacendo molto. Mentre per i capelli vado ad utilizzare questo balsamo 2 in 1 della Pantene, quando non ho voglia di farmi il balsamo o quando non ho tempo, più che altro perché in realtà il balsamo è un trattamento che mi piace sempre fare dopo essermi fatto lo shampoo. Solitamente preferisco utilizzare 2 prodotti, però quando sono un pochettino più di fretta, come ad esempio in questo momento perché devo andare a mangiare la pizza, devo ancora prepararla ed è già tardi, quindi preferisco fare utilizzare uno shampoo 2 in 1 e poi passiamo alla maschera. Sono appena uscita dalla doccia, mi sono già messa bella comoda in pigiama così sono pronta per dopo. Adesso vado a spazzolare leggermente i capelli con la Tangle Teaser e poi vado ad applicare la maschera.
E ho deciso di farla già adesso. Nel frattempo, mentre tengo in posa, vado giù a farcire la pizza. Anche perché poi deve stare in forno per circa mezz'oretta. Quindi sono già le 8:30, mangerò molto molto tardi stasera. Tampono leggermente i capelli. E adesso passiamo alla maschera. Ecco qua. No vabbè, guardate che meraviglia. È troppo troppo bella. Inoltre è anche profumatissima, sa tantissimo di fiori. E adesso con questa mise, con questa fantastica maschera per capelli con gli unicorni, vado a farci la pizza, anche perché mi è venuta un sacco di fame. La pizza l'ho stesa, in realtà non è molto grande e non l'ho stesa neanche proprio perfetta, perché non è né rotonda né rettangolare, è una forma un po' strana, però speriamo sia buona lo stesso. Sono passati 20 minuti, quindi direi che è arrivato il momento di andare a rimuovere la maschera. Mentre la rimuovo massaggio un po' la cute, così in questo modo faccio lavorare ancora un po' il prodotto, che tra l'altro è rimasto anche ancora un po' all'interno della maschera. Quindi cosa faccio? Prendo il prodotto che è rimasto in eccesso, me lo scaldo tra le mani e poi lo vado a massaggiare sui capelli. Me li sento super morbidi e specialmente super super profumati. Però sto notando che all'interno della cuffia c'è davvero un sacco di prodotto che non si è sciolto bene, non ha agito proprio bene sui capelli. E nel frattempo vi posso dire che le pizze sono in forno e sono già le 9:10 di sera. E ancora non ho mangiato, tantissima fame. Solitamente sono molto più veloce, però a registrare questo video mi sto rendendo conto che il tutto va molto ma molto più a rallentatore. Ed è anche da una buona mezz'oretta che non faccio più un sondaggio, quindi direi che è arrivato il momento di recuperare. Adesso direi che è arrivato il momento di struccarmi. In realtà mi struccherò dopo aver mangiato, perché ho davvero troppa fame, adesso vado giù e corro a mangiare. Però intanto lancio il sondaggio. E con cosa mi strucco questa sera? Con le salviettine struccanti di Sephora all'anguria, che non le ho mai provate, oppure con il Take the Day Off di Clinique, il balsamo struccante. Chiediamolo su Instagram. Mi sono risciacquata i capelli, ho lavato via completamente tutta la maschera, ragazze, vi posso assicurare che i miei capelli sono super super morbidi. Sono curiosa di vedere al sondaggio cosa sta vincendo. Al momento vince il Take the Day Off con il 63%. Adesso però vado a mangiare finalmente. Sono le 21:26 e ancora non abbiamo cenato. E la pizza l'ho guardata prima velocemente in forno, ha un aspetto davvero orribile. Speriamo almeno che sia buona, perché è davvero brutta, si è seccata tantissimo. Adesso andiamo che ve la faccio vedere. Ho tolto la pizza dal forno, ragazze, è secchissima, già guardate, sentite, davvero davvero dura. Adesso l'assaggio. Vediamo com'è. Non è male. Però ho mangiato pizza migliori. Ho un nuovo sondaggio per voi. Devo dare a Pato e Gioia i popcorn, ovviamente per animali che non hanno ancora assaggiato, oppure no? Come dolcetto post cena. Intanto che aspetto i 10 minuti per vedere cosa vincerà il sondaggio, se potrò dare oppure no i popcorn a Pato e Gioia, lancio un nuovo sondaggio dove vi chiedo se devo fare una skincare completa stasera oppure se posso saltare. Secondo me a questa domanda voi risponderete di sì. Stasera è una di quelle sere dove in realtà non ho molto, molta voglia di dedicarmi alla skincare, quindi utilizzare tutte creme e cremine, magari fare anche una maschera viso, perché sono un po' stanca e perché vorrei mettermi già a guardare un film oppure una serie TV. Però vediamo un po' cosa decidete voi. Sono passati quasi 10 minuti all'ultimo sondaggio, quindi andiamo a vedere cosa avete risposto, cosa ha vinto. E posso dare popcorn a Pato e Gioia? Il 75% ha detto sì, mentre il 25% ha detto no. Poveri, poverini. Sono comunque popcorn per animali, attenzione, quindi c'è, non gli sto dando cose nostre. Quindi prendiamo un popcorn per Gioia. Tieni, è un popcorn per te. No, non ti piace? Assaggialo, dai! Non lo voglio, non lo voglio, lasciami dormire! E adesso ne prendiamo uno per Pato, vediamo se almeno lui lo mangia, perché me li hanno dati oggi, quindi in realtà non li hanno mai assaggiati.
Il popcorn ti piace? Come avete notato, Gioia l'ha mangiucchiato un pochettino, mentre Pato invece no, non l'ha proprio voluto. Quindi niente, grazie per il vostro sì, ma mi sa che non gli piacciono molto, o almeno magari hanno mangiato troppo e quindi non hanno più fame. Riproveremo nei prossimi giorni. Vediamo cosa avete risposto per la skincare. Oh, mi volete proprio male. L'86% ha detto che devo fare una skincare completa. Finalmente inizio a struccarmi. E ragazze, è tardissimo stasera perché sono 22:38 e ancora mi devo struccare e fare tutta la skincare completa, perché ahimè ha vinto skincare completa. Quindi direi che devo purtroppo farla. Adesso vado a struccarmi con il balsamo di Clinique. Prendo una goccia di prodotto, la vado a scaldare tra le dita e poi lo massaggio su tutto il viso. Questo prodotto mi piace e lo utilizzo davvero spesso perché va a struccare benissimo, non brucia negli occhi e strucca davvero davvero bene. Prima massaggio il prodotto su tutto il viso e poi passo agli occhi. Adesso non spaventatemi, ma diventerò completamente nera perché il mascara si scioglie subito. Infatti, come avevo detto, sono diventata un panda. Dopo essermi struccata, visto che ho vinto la skincare completa, vado ad utilizzare questa lozione esfoliante di Clinique che applico con un dischetto di cotone su tutto il viso e un pochettino anche sul collo. Questa è da utilizzare sia la mattina che la sera e mi piace perché rende la pelle super super liscia ma anche molto luminosa. E basta davvero pochissimo prodotto, la tampono sul viso, sulla fronte, sul collo, evito la zona del contorno occhi. Poi passo alla crema e utilizzo questa crema idratante sempre di Clinique. Ne applico un pochettino su tutto il viso. Poi passo alla zona del contorno occhi e vado ad utilizzare questo prodotto di Darfen. E vado a massaggiare per bene il prodotto con l'applicatore su tutta la zona del contorno occhi. Adesso invece è arrivato il momento di lanciare un nuovo sondaggio e stavolta voglio chiedervi quale di queste due maschere devo utilizzare. O questa maschera all'argilla pura di L'Oreal, una maschera detossinante, oppure questa di Glam Glow, questa è una maschera rimpolpante. Già che ci sono, pubblico un altro sondaggio dove vi chiedo devo guardare un film o una serie TV. E anche questo sondaggio è online. Adesso vediamo cosa rispondete. Spero tantissimo un telefilm perché è davvero tardi. Ormai sono già le 11 di sera e domani mattina mi devo svegliare perché devo andare a lavoro. Quindi spero tantissimo una serie TV che in 40 minuti ho finito di vederla. Insomma, non dura tanto come un film. Andiamo a controllare il risultato dell'ultimo sondaggio. Anzi, del penultimo. È quale maschera devo fare. Con il 52%. Ha vinto L'Oreal e sono passati 18 minuti dall'ultimo sondaggio, quindi direi che posso mettere la maschera di L'Oreal. In realtà sono contenta di questa vostra scelta perché è una maschera che deve stare in posa 20 minuti ma neanche 15 minuti, mentre invece quella di Glam Glow devo tenerla in posa anche 40 minuti, quindi ottimizziamo i tempi con questa. E la vado ad applicare su tutto il viso. E voilà, anche la maschera l'abbiamo messa. Adesso la lascio in posa, poi vado a risciacquarla con acqua tiepida, mi lavo i denti, poi mi fiondo al computer a guardare, vediamo un po' cosa avete scelto. E ha vinto con il 60% una serie TV. Grazie ragazze, vi amo per questo. E io qui a casa sto guardando Grey's Anatomy, che è praticamente una delle mie serie TV preferite in assoluto, però ho intenzione di iniziare anche la seconda stagione di 13, visto che so che è uscita e ancora non l'ho iniziata, quindi probabilmente stasera potrei iniziare a vedere la prima puntata della seconda stagione di 13. Mi sa proprio di sì. Chiedo a voi, con il sondaggio, l'ultimo sondaggio della serata, quindi devo guardare l'ultima puntata che è uscita di Grey's Anatomy, oppure guardo la seconda stagione di 13. La maschera è quasi pronta per essere rimossa, però ho deciso di lanciare un ultimo sondaggio. Questo dovrebbe essere ufficialmente l'ultimo sondaggio di questo video. Quale dei due prodotti devo utilizzare sui capelli per completare la mia skincare dedicata appunto anche alla cura dei miei capelli? Questo olio dei desideri di Adorn oppure questo spray illuminante di Pixi? Sono andata a rimuovere la maschera, la mia pelle è super morbida ragazze, anche i capelli, cioè questa maschera di Primark mi devo dire che
mi è piaciuta. E l'ultimo prodotto che vado ad utilizzare questa sera sul viso è questo siero illuminante. È un siero da utilizzare proprio la sera. Ne prendo giusto qualche goccia, è di Pixi, e lo vado a picchiettare sul viso. Torniamo su Instagram a vedere gli ultimi due sondaggi, gli ultimi di questo video. Allora, cosa guardo? Ha vinto 13 con il 58%, quindi dopo inizio la seconda stagione di 13. E quale olio devo utilizzare sui capelli? Avete scelto quello di Ador con il 67%. Giusto, due gocce, lo scaldo tra le dita delle mani, poi lo vado ad applicare sulle lunghezze. Niente, finalmente adesso mi posso rilassare davanti al computer, anche perché si è fatto tardissimo, sono le 23:52, quasi mezzanotte. Domani mattina mi devo svegliare, devo ancora guardare la puntata, però lo faccio super volentieri perché mi piace rilassarmi un po' con una serie TV prima di andare a dormire. Nulla, spero che questa night routine un po' diversa dal solito vi sia piaciuta. Specialmente, insomma, mi è piaciuta l'idea di far decidere a voi quello che devo fare questa sera. Sono abbastanza distrutta, in realtà credo si possa notare dalla mia faccia, però fra poco vado a dormire. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia. Pollice in su di supporto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vorreste vedere un altro video come questo, realizzato quindi con i sondaggi, magari con una morning routine o un video di tutta la giornata, o se avete altre idee fatemele sapere qua sotto nei commenti, che sono sempre curiosa di sapere su quello che vorreste vedere. Vi mando un grandissimo bacione, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video e seguitemi su Instagram se ancora non mi seguite, mi trovate come giadafra91, proprio perché questo video è nato grazie a Instagram, perché avete deciso su Instagram insomma quello che dovevo fare. Quindi se ancora non mi seguite, seguitemi anche lì. Ciao.